Quindi Stefano, a te la parola. Grazie Sebastiano, intanto grazie per l'invito appunto, mi sento effettivamente un po' un UFO in questo contesto, però devo dire che recentemente non ci si può diciamo, dedicare a tematiche di business o di consulenza sulle organizzazioni aziendali senza affrontare i temi che voi avete nel programma, li ho guardati non in quel dettaglio lì, ma tutto si sta un po' più mischiando. Allora effettivamente ho scritto quel libro dopo aver scritto un altro libro che era Maker e che indagava, mi ero fatto il giro di tutti i Fab Lab dei dintorni per cercare di capire come funzionava il mondo dei maker, quanto era una grande costruzione mediatica che poi non aveva moltissimo dietro. Mi sono confermato che era così, l'ho scritto, mi sono fatto odiare da un po' di gente dell'ambito e poi sono passato ad un altro argomento, per cui ero anche entrato nel mondo maker Fab Lab Tra l'altro, dintorni. oggi noi siamo, ti interrompo, siamo in un Fab Lab perché l'edizione di quest'anno abbiamo fatto appoggiandoci a una struttura esistente a Sant'Onà e non andando a costruire come ogni anno il camp con le tende e tutto quello che Oh. questo Tra l'altro comportava. mi è venuta una voglia di venire effettivamente fisicamente a vedere le sculture del parco lì, che è una delle prossime settimane, un salto lo faccio di sicuro. Bene, chiusa la Ecco, parentesi, parentesi promozionale per il quando vuoi ti territorio. No, aspettiamo. ok, perfetto. No, la cosa che dicevo è che scrivere libri che mettono sotto critica qualche aspetto è il modo migliore per poi farsi chiamare da tutti a parlare di quell'argomento lì, per cui penso che dopo aver scritto quello sui Fab Lab ho visto tutti i Fab Lab mi hanno chiamato per capire come organizzarsi e come cambiare. Dopo che ho scritto quello sulla trappola del business plan, tutti mi hanno chiesto di scrivere business plan con loro e quindi non so se è un modo, una strategia di marketing, ma potrebbe esserlo. No, il libro sulla trappola del business plan, in realtà, fra poco presento il tutto attraverso un po' di slide che ho preparato per darmi anche un ordine. È nato non come mio pensiero, uscito una notte da bottiglia di vino e altro, ma per il fatto che la critica al business plan in una certa fase dello sviluppo di un'idea di prodotto, di servizio digitale, fisico, quant'altro, è molto diffusa ed è nata nel mondo del software della California e si sposa moltissimo a tutte le tematiche delle startup, dell'agile, di altri framework per l'innovazione. Cioè il tema è in una fase iniziale in cui ancora non so nemmeno se ci sarà qualcuno che comprerà quello che sto costruendo, andare a fare un piano economico, finanziario, prospettico, attualizzato al tasso di interesse con tutti i grafichetti e altre cose, forse è prematuro, forse mi fa dedicare così tanto tempo a costruire qualcosa di dettagliato in termini economici e finanziari, che potrei anche alleggerire quella parte e all'inizio invece dedicarmi un po' a dire le cose essenziali che vogliono dimostrare anche all'investitore che ho skin in the game, che sono dentro il pezzo lì e che so muovermi in quel contesto in cui voglio fare qualcosa. Il saper maneggiare Excel alla grande, forse è una grande dimostrazione di saper usare Excel, ma non mi dice moltissimo sulle probabilità che il mio business funzioni. Allora, c'era già questo, le spillette in California con il divieto di business plan che si portavano i vari start-up in giro per i vari eventi. Io ho cercato di riportare questo movimento a un pensiero un po' più strutturato che dice, ok, vediamo perché il business plan o comunque la pianificazione dettagliata non è che non va, dopodiché bisogna saperla fare, ma forse in una certa fase non va. Dopodiché capiamo che alternative ci sono e capiamo anche questo cosa comporta in termini di come si organizza poi qualcuno che vuole portare avanti un'innovazione cercando di seguire questi altri framework. Per tutto questo, quindi, ne è nato un libro, ne sono nate varie esperienze. Io provo adesso a accompagnarvi nel racconto, dopodiché, in qualsiasi momento, sia tu sia se vedi delle domande che scorrono nella chat, bloccami pure e fammi domande. Adesso è partito un ritorno, ok, che è scomparso. Vi condivido con grande abilità, vediamo se ce la faccio, il mio schermo, la presentazione qui dove dovreste vedere in questo momento una presentazione e mi confermi giusto che la Vediamo, sì, vedete. come al Ottimo. solito, però adesso la vediamo a schermo piano, perfetto. Perfetto, sì, l'avevo aperta e poi messa in cosa. Allora, in realtà ho messo un sottotitolo, perché una buona pianificazione fa fallire i nostri progetti, perché non solo è prematuro, ma c'è qualcosa che non va
nel fare una pianificazione buona quando ho un'idea. Allora, mi hai detto di presentare cosa faccio. Io sono ex manager nell'ambito del design, arredo design, e poi consulente sull'innovazione, su modelli per l'innovazione di prodotti e servizi per varie aziende, dalle grandissime alle più piccole. E facendo questo mi occupo un po' di tutto, incrocio aziende, innovatori e altro, e quindi riesco ogni tanto a mettere insieme un po' di cose interessanti. Mi piace scrivere, quindi questa cosa ha portato anche a questi libri. Detto questo, invece, provo a dire a tutti quelli che ascoltano il punto di partenza, un punto di partenza che forse tocca a chi si occupa molto di tecnologia. Qui mi sono anche dilettato questi disegnetti che vedrete nelle slide, sono l'esito del mio lockdown, perché avendo interrotto per qualche settimana un bel po' del lavoro consulenziale, mi sono messo a disegnare con la penna lì sull'iPad. Quindi questo è il primo che ho fatto, è venuto così così. È il drone, quella specie di fake del drone della consegna del pacco di Amazon a 2 km di distanza nel campo del cliente, ma voleva spiegare che c'è una logistica nuova. L'ho disegnato perché effettivamente siamo in un momento di come dire, racconto sull'innovazione, al di là di pandemie o altro, chi si occupa di aziende, di business, di tecnologia, c'è una retorica fortissima sulle grandissime possibilità che dà la tecnologia. Sempre per citare Amazon, tanto è sempre quella più citata, quella dirigibile che consegnava quei droni sopra una città canadese, una serie di pacchi volando lì. Non è tanto il fatto che, se andate a vederlo, è un film che l'abbiamo visto tutti, ma che ci hanno creduto tantissimi. Ovviamente c'è un progetto effettivamente in corso di un magazzino volante di Amazon. È ovvio che ha un po' di problematiche di sicurezza e quant'altro, oltre che tecnologiche, però il tema è ci hanno creduto tanti. Ci hanno creduto perché tutti siamo in un momento in cui pensiamo che sia possibile fare molto con la tecnologia. In realtà una cosa che ha fatto Amazon è stata, con grande intelligenza, cominciare a vendere le serrature per far consegnare. Sapete, c'è il blocco dell'ultimo momento di consegna in cui non si sa dove mettere questi pacchi, tutti se li fanno consegnare in ufficio. Ti vendo la serratura, ti metto una telecamera dentro, mando il codice si autodistrugge il consegnatario, io lo seguo con le telecamere, apre la porta, mette giù il pacco, chiude la porta, si distrugge il codice, io gli do 5 stelle, siamo tutti contenti. È ovvio che ci sono racconti di tecnologie che funzionano o non funzionano, ce ne sono alcune. Parlavamo di Creepy, cioè quell'immagine dei studenti che avevano queste cose in testa, in realtà erano finalizzate a dire a far dire al docente, a far sapere al docente se gli studenti erano attenti o erano stanchi. Diciamo che se non l'avessero messo questa cosa sulla testa, che un po' terrorizzava, era anche una buona idea per interrompere la lezione quando avevi tutti gli studenti che si addormentavano. Però la cosa interessante è che veramente la tecnologia sembra permettere di tutto. Ovviamente, come al solito, si scatena neofili e neofobi. Ci sono quelli che hanno già il nuovo Neuralink, come si chiama, quello di Elon Musk, che se lo vorrebbero mettere in testa subito dopo il maiale che ce l'ha adesso. Ci sono quelli che pensano che questo porterà alla fine della singularity o altre cose da fine del mondo, millenaristi. Fa parte ovviamente della storia dell'uomo, quello di avere una reazione di questo tipo di fronte all'innovazione. Io però volevo portare questo tema dell'innovazione a dire: se da una parte cominciamo ad avere l'idea che si possa fare di tutto, che anche quello che ho visto prima, adesso non ho seguito, ma penso che molti dei talk di oggi abbiano raccontato delle cose interessanti e in prospettiva rivoluzionari che cambiano il modo in cui lavoriamo, in cui ci relazioniamo, in cui studiamo, il tema delle potenzialità si lega anche a una specie di retorica, dicevo. C'è una retorica che dice: possiamo fare di tutto. Io che mi occupo più di business, l'organizzazione dell'azienda cambia radicalmente, la supply chain, anche grazie a una logistica rinnovata, si modifica, i servizi e i prodotti tra IoT, tra intelligenza e altro, e machine learning e altro possono essere veramente modificati in tutti i modi. Vedevo la polemica di questi giorni su quel test digitale sulla gravidanza che sta facendo, che ha questo chip che ha la stessa capacità di calcolo che aveva il primo PC di IBM nell'81, e c'è dentro un microchip all'interno in un test di gravidanza che è analogico, ma che in realtà è stato messo lì perché permette di dare immediatamente
un feedback scritto sul fatto che la persona sia incinta o meno. Perché lo cito? Perché in realtà l'intelligenza di quell'innovazione è stata: metto una tecnologia digitale dentro un elemento analogico, non perché cambi il modo in cui si rileva se la donna è incinta, ma perché il 71% di queste rilevazioni era corretta, ma il 29% di chi faceva un test di gravidanza, specialmente in paesi del terzo mondo, non riusciva a interpretare il risultato, e quindi il 29% capiva male quello che risultava. La tecnologia lì dentro ha toccato quel momento del percorso di adozione di un servizio che era il problema, che era il momento in cui si perdeva il valore del servizio. Quindi in realtà anche tutto il racconto di questa nuova evoluzione, perché il digitale va ad hackerare in qualche modo il mondo fisico per andare a dare un servizio nuovo, va veramente a toccare di tutto. Va a toccare anche il marketing, ovviamente, va a toccare il modo in cui si collabora internamente e esternamente alle organizzazioni e in molti altri ambiti. Non parliamo dell'industria 4.0, perché chi si occupa di aziende non ne può più sentire parlare, però è evidente che qui dentro, tra l'altro, non c'era neanche artificial intelligence dentro la versione iniziale che aveva fatto Calenda a suo tempo, giusto per dire quanto poi le cose cambiano. Quindi opportunità di fronte incredibili, tutto bene, tutto un bel racconto, qualcosa non torna in realtà. Ho preso un po' di dati, Fortune dice che, andando a studiare le più grandi aziende del mondo, l'80% dei progetti nell'ambito digitale non funzionano sul mercato, non funzionano nel senso che li ho tenuti lì nel mio funnel dell'innovazione con tutti i possibili progetti, ma proprio arrivano sul mercato e quindi hanno passato tutti gli stage and gate che portano un prodotto al cliente finale, e lì non funziona l'80%. Il compianto Clayton Christensen, ma anche l'Harvard Business Review, dice che il 72% dei prodotti introdotti negli ultimi 5 anni ha fallito nel raggiungere i suoi obiettivi prefissati di ricavi o di reddito, o è fallito del tutto. Ho aggiunto recentemente, questi erano due dati che avevo scritto anche nel libro, mi sono letto questo bel libro che consiglio a tutti, poi faccio due o tre citazioni da lì, The Hidden Half, la metà nascosta, che racconta che il 90% dei risultati scientifici sottoposti a peer review, e quindi da cui ci aspetteremmo anche una certa credibilità, che sono stati pubblicati nelle principali riviste mondiali e sono stati fatti dai principali laboratori del mondo, non è risultato replicabile una volta in cui qualcuno ha tentato di rifarlo. 90%. Poi le cause sono scritte molto bene nel libro, però c'è qualcosa di cui dobbiamo dirci sul fatto che in realtà tante delle cose che facciamo non arrivano al risultato finale, nemmeno quando hanno passato tutto ciò che le grandissime aziende mettono in campo per gestire l'innovazione. La domanda è perché, e l'avevo messo un po' nella presentazione di questo mio intervento, perché c'è un tasso di fallimento così alto nei nostri progetti? Avviene non solo a livello di grandissime aziende, ma a livello di piccole aziende, di piccoli innovatori, anche dei liberi professionisti. L'idea che tu vuoi portare non arriva ad avere alla fine successo, e i dati continuano a essere di questo tipo. Sono dati così sconfortanti che a qualcuno verrebbe anche l'idea di dire: perché pensarci tanto? Proviamo, perché è come lanciare i dadi. È un po' una questione di fortuna, abbiamo delle idee, lanciamole e vediamo cosa succede. In realtà non è neanche questa la risposta, perché nella ricerca delle cause per cui la maggior parte dei progetti di innovazione fallisce, dobbiamo scartarne alcune. Dobbiamo scartare quella che dice che i professionisti interni o esterni all'azienda, quelli che partecipano e lavorano con l'azienda e partecipano all'ESC, oppure qualcuno che lavora all'interno delle grandi organizzazioni, non abbiano le competenze, non siano adeguati alla sfida. Questo non funziona perché questi stessi tassi di fallimento li troviamo in Italia, come in California, come a Berlino, come a Tel Aviv, come nei luoghi più in Giappone o da altre parti. C'è proprio una caratteristica delle organizzazioni che lanciano innovazione che porta a un tasso di fallimento, ed è indipendente dalla situazione peculiare delle competenze dei soggetti con cui collaborano le aziende. Non è nemmeno l'accesso al know-how tecnologico, come dimostra lo stesso evento dell'ESC e tantissime altre iniziative, ma anche tantissimi luoghi in cui si possono andare a recuperare informazioni,
penso che mai come oggi il know-how sia raggiungibile, piuttosto c'è un problema oggi di avere la capacità di collegare i puntini, di avere know-how, di sapere chi ha l'informazione e come arrivarci velocemente. Molte dei nostri, delle nostre organizzazioni che frequento ogni giorno hanno delle straordinarie competenze tecniche chiuse in degli uffici tecnici, negli uffici stile, chiusi lì davanti a un CAD, davanti a un qualche strumento di progettazione, non parlano mai con nessuno fuori dall'azienda. C'è un tema di relazioni, ma il tema di accesso all'informazione, se uno vuole oggi, è veramente molto più semplice di quello che poteva essere qualche anno fa. Quindi non è nemmeno la difficoltà di accedere al know-how tecnologico. Quindi la domanda che ci possiamo porre è: qual è il problema per cui c'è questo tasso di fallimento? E lì arriviamo vicini al tema del libro che ho scritto. Perché il problema è qui. Questa cosa, quindi cominciate a vedere che un pochino andando avanti il lockdown i disegnini venivano un po' meglio, questa qui è una Ford Model T che ho avuto la fortuna anche di salirci prima del lockdown, mi sono fatto un po' di viaggetti in Giappone a vedere la Toyota, a vedere a Detroit la Ford, e la Ford c'era un bel museo che consiglio a tutti quando si potrà viaggiare di nuovo, in cui si vanno a vedere un bel po' di cose della storia non solo delle auto, della mobilità, ma anche della tecnologia in genere. C'era la famosissima Ford Model T, quella con, sapete che Ford è un po' come alcuni altri sono sempre citati per tutto e l'opposto di tutto, per cui Ford è quello, se avessi chiesto ai miei clienti cosa volevano mi avrebbero detto cavalli più veloci, e quindi lode dell'innovazione del designer che riesce a pensare al di fuori del mercato, ma è anche quello che viene citato per dire i miei clienti possono prendere una Ford di qualsiasi colore purché nero, perché poi è quello che ha trasformato nella catena di montaggio, nella standardizzazione e nell'economia di scala, l'economia dell'automotive. Il management e la gestione dell'innovazione, la gestione del percorso con cui porto nuovi prodotti, nuovi servizi al mercato, è nato negli anni in cui si formavano queste grandi aziende dell'automotive a inizio del Novecento. In realtà Ford è sempre evocata come punto di riferimento perché abbiamo in mente Charlie Chaplin nelle catene di montaggio. Probabilmente chi ha dato un contributo ancora più forte a questo è Alfred Pritchard Sloan è quello della General Motors, personaggio che ha portato al massimo risultato la capacità di crescere attraverso le economie di scala. Produco di più, chi produce di più ammortizza meglio l'investimento, perché faccio tanti pezzi, i vari impianti che ho messo in piedi li divido, adesso non so che ho di fronte, quindi ogni tanto dico cose abbastanza banali dal punto di vista economico, ogni tanto magari invece questa è una famosa matrice che si chiama la matrice della Boston Consulting Group, la BCG, che diceva come gestire un portafoglio di innovazioni. Da una parte avevi, ed è la cosa per cui la sto citando, da una parte avevo il tasso di crescita del mercato, che ti diceva se è interessante avere un prodotto su quel mercato lì, tipo adesso avere un prodotto all'interno dello spaziale, dell'aerospaziale, non sarebbe male riuscire a seguire le orme di SpaceX, di Starlink e quant'altro, perché c'è un tasso di crescita del mercato attrattivo. Dall'altra parte tu guardi che quota di mercato è lì dentro, allora se sei Elon Musk probabilmente sei sulla parte alta, se sei qualcuno che sta provando adesso a approcciarsi come alcune aziende italiane che ho incontrato recentemente, sei sulla parte destra, e in funzione di quote di mercato e di tasso di crescita tu gestisci tutte le tue innovazioni. La cosa interessante però è che aver messo nel successo tuo sul mercato la quota di mercato ti dice proprio che siamo in un ambito in cui più produci, più ammortizzi i tuoi investimenti, più fai margine e più reinvesti questo margine nel costruire ulteriori impianti. Cioè le tecnologie, il tipo di mercato che avevi, quando avevi queste economie di scala, quando avevi il mercato dell'automobile dei primi anni, della prima metà del secolo, fino, penso che molti di voi avranno visto Mad Men con le varie avventure di questi personaggi del marketing degli anni 60 negli Stati Uniti, su Madison Avenue, per un certo periodo di un settore, di un business, di una tecnologia, veramente vince chi produce di più. Perché c'è un mercato recettivo, un mercato che compra, una domanda altissima, tu produci, chi produce di più ammortizza l'investimento, che sarà più o meno uguale per tutti, abbassa il prezzo, perché oppure usa i margini per produrre ancora di più, e conquista quote di mercato. Ed è per questo che a quel tempo, negli anni 50, 60, fino agli anni 70, chi aveva più
potere di mercato, chi aveva più spazio e più quote di mercato riusciva a produrre più innovazione. È successo qualcosa dopo, è successo che tutta questa capacità di vincere crescendo, diventando più grandi degli altri, è un po' saltata in molti casi perché domanda e offerta si sono invertite. E allora a un certo punto ci si è ritrovati che tu dovevi differenziare, dovevi fare più qualità, dovevi riuscire a fare tempi di risposta più veloci, progettare qualcosa di customizzato per il cliente, dovevi riuscire a essere molto dinamico, molto in grado di cambiare il modo in cui approcciavi il mercato ogni giorno. Non è un caso che negli ultimi anni tanti modelli sull'innovazione si sono spostati verso l'agilità, la snellezza, lean startup, l'agile management. C'è una capacità di cambiare ogni giorno perché il tuo rapporto con il mercato è cambiato, l'offerta è superiore alla domanda e quindi devi in qualche modo, differenziarti dagli altri. È il regno in cui questo management, che era orientato a un processo di esecuzione perfetto, di fronte a un risultato prefissato, cioè fare più possibile quella macchina sempre uguale, è saltato. L'incertezza e la complessità sono diventati il centro di chi lavora nel mercato. Mentre prima tutto ciò che a me interessava era avere un piano ben delineato da subito, possibilmente in molti anni avanti, con un bel business plan, con un diagramma di Gantt con tutti i tempi ben definiti, i costi e quant'altro. Dopodiché, fatto questo, era solo una questione di execution, esecuzione. Chi era più bravo a eseguire le cose secondo i piani riusciva a vincere sul mercato. Allora, se tu sposti tutto sull'esecuzione, effettivamente il business plan è straordinario, perché a quel punto hai un piano e hai un punto di riferimento comune in cui tutta la tua organizzazione, i tuoi collaboratori, le altre persone che lavorano con te sono orientate a fare: io devo fare esattamente quello, ho il risultato da raggiungere e prefissato, non posso cambiare, non c'è incertezza, non c'è complessità. Ritorna più interessante un'altra persona che in realtà è collegata alla General Motors ma nessuno conosce, che è William Durant, Bill Durant, che è quello che ha fondato la General Motors. È quello che in realtà non aveva grandi competenze manageriali come Sloan, ma è quello che ha avuto le idee di innovazione, come spesso avviene nei visionari che lanciano l'innovazione. I visionari, citano sempre gli stessi, Elon Musk, Steve Jobs o altra gente che magari nell'ESC sono anche poco ben voluti, visto il tipo di profilo e quello che ne è uscito, però in realtà quel tipo di approccio è un approccio di qualcuno che mette in discussione quello che ha di fronte. È molto critico, ha un pensiero laterale, un pensiero che cerca di uscire dalle logiche comuni. Non è il pensiero di chi invece si concentra sulla managerialità che serve per un'esecuzione precisa e ripetitiva di compiti sempre uguali. Tant'è che il fondatore della General Motors è stato cacciato dal Board of Directors, ha fondato Chevrolet, ma poi ha avuto anche ulteriori difficoltà. Se andate a vedervi la sua vita, è molto interessante e dimostra come il visionario iniziale in un percorso, un ciclo di vita di una nuova tecnologia, di un nuovo prodotto, di una nuova azienda, di solito non è mai quello che porta nella maggioranza del mercato il suo prodotto. È qualcuno che riesce a far innamorare di una visione e far diventare i suoi clienti dei complici che lo accompagnano perché lui è un visionario e io allora mi compro l'iPhone, il primo che è uscito, anche se i mancini non riuscivano a telefonarci, perché non è importante che quella cosa lì sia fatta bene. È importante appartenere a quel sogno. E gli innovatori, lasciamo stare quel caso, teniamo questo di William Durant, sono persone che ti trascinano, sono persone che non seguono il passo di chi invece deve far diventare standardizzato e centrato sull'esecuzione, basato su una pianificazione accurata, il business. Quindi stavo dicendo che in una fase iniziale di una qualsiasi innovazione ci vuole più gente simile a William Durant che ad Alfred Sloan. Perché? Perché nell'incertezza iniziale, e il momento di incertezza è quello che caratterizza tutti i momenti nuovi di un mercato, siamo in condizioni molto strane. E per fare un esempio, cito due o tre cose, vi spoilerò un po' dei contenuti di Eden Half che vi citavo prima, però sono molto interessanti. Non so se conoscete i Marmor Crabs, sono una specie di gamberi che sono molto famosi perché ormai da qualche anno hanno infestato l'Europa, sono arrivati in Germania, mi sembra nel 2010 o forse anche prima. Hanno una caratteristica: si autoclonano,
non ci sono due generi. Sono degli animali, sono dei gamberi che riescono a riprodursi esattamente ripetendo gli stessi geni per clonazione, per autoclonazione, e sono stati da una parte un animale di grande successo perché si è andato a cercare ancora oggi su internet articoli sulla sua distribuzione in Europa che sta crescendo sempre più, ma dall'altra parte sono stati la manna per i ricercatori, perché avere un animale che si autoproduce con gli stessi geni, ma che io posso controllare in laboratorio, mi poteva permettere di affrontare il tema dell'eterno dubbio se è più importante la natura o l'evoluzione o la vita che hai, cioè come nasci, i geni che hai, l'eredità genetica che hai, o se l'educazione e ciò che ti succede nella vita, tutti i fenomeni che ti accadono nella vita sono più importanti. Cos'è che ci rende quello che siamo? Più i geni che abbiamo, tutto ciò che abbiamo ereditato dal passato, le caratteristiche che ci hanno fatto alti in un certo modo, che ci hanno fatto intelligenti in un certo modo, biondi, mori o altro, oppure ciò che ci accade. Finalmente si poteva mettere tutti questi gamberi dentro una scatola, illuminarli allo stesso modo, nutrirli esattamente allo stesso modo, e quindi, visto che la natura era identica, perché i geni erano esattamente gli stessi, ciò che li avevo portati a fare in una settimana di vita era esattamente la stessa cosa, finalmente potevo capire, dovevano venire dei gamberi, dopo qualche giorno, dei gamberi esattamente identici, e quindi finalmente potevamo mettere sotto controllo questi fenomeni di crescita tra genetica e nurture. Ciò che è successo è la foto successiva, dopo una settimana i gamberi sono cresciuti in questo modo. E come vedete la cosa ha detto, natura uguale, vita identica, vedete, stesso cibo, stessa lampada, stessa cosa, sono nati i gamberi che si sono evoluti in maniera diversa. Adesso ognuno di noi ne può pensare mille di motivi. Uno, il primo che è arrivato al cibo ha preso un vantaggio competitivo che ha vinto tutti gli altri, la luce comunque era direzionata nella scatola in un certo modo, possiamo pensarne, ma il laboratorio aveva messo sotto controllo il più possibile tutto e non è riuscito a tenere sotto controllo tutte le variabili del caso. È un esempio interessante per dire che c'è quella metà nascosta dei fenomeni che incide su ciò che faremo, e tutto ciò che noi pensiamo di pianificare, in realtà l'idea che abbiamo non è trasferibile né nel tempo, e ci sono molti esempi su questi, né nello spazio, se muovo da una geografia all'altra lo stesso progetto può fallire miseramente, si vedono moltissimi casi di modelli di innovazione sociale fatti in India che li porti nelle Filippine e falliscono completamente. Ci sono delle innovazioni che nel piccolo funzionano molto bene e appena le scali salta tutto, ma nemmeno nella dimensione, nel tempo, neanche nello spazio, inteso come quando replico la stessa innovazione e altre volte può succedere di tutto. La metà dei fenomeni è nascosta, non riesco a controllarla, io non riesco a mettere tutto sotto controllo, e quindi una pianificazione come un business plan in una certa fase dell'innovazione rischia di essere solo una dimostrazione di essere capace di usare Excel. È un bel cinema per le banche, per gli investitori, probabilmente mi dà l'idea che uno che me la sta proponendo ha qualche idea di cosa vuol dire un conto economico, uno stato patrimoniale, forse i flussi di cassa o altro, ma è più una dimostrazione di competenza. E se andate a pescare moltissimi dei business plan, dopo un anno andate a rivedere le previsioni iniziali, vedrete che quasi sempre, per mille motivi non prevedibili inizialmente, ma in cui invece il cinema iniziale era che potessimo prevedere tutto, hanno determinato dei risultati completamente diversi. Allora, se è così, piuttosto che mettersi lì a perdere tantissimo tempo a fare queste cose, probabilmente potremmo fare qualcosa di diverso. Un altro caso, magari più vicino a voi, non so se è ancora valido, ma l'avevo letto qualche tempo fa su un bella newsletter di Azim Azhar, raccontava un meccanismo per cui avevano dato a qualche centinaio di esperto di iridi delle foto di iridi umane e avevano chiesto se erano maschi o femmine. Hanno preso proprio degli esperti capaci, era un po' più dettagliata di questa foto che ho preso su Google. Praticamente hanno indovinato se erano maschi e femmine con il 50% di correttezza, ed essendo due le opportunità, ovviamente vuol dire che era più o meno casuale la loro risposta. Hanno dato milioni di foto dando la risposta e con meccanismi di training di software, di machine learning, e sono arrivati a un certo punto ad avere dei risultati
che più tardi si è capito cosa, ma all'inizio non si riusciva a capire benissimo, erano corretti con il 93%, ma non si riusciva nella black box in mezzo di reti neurali e quant'altro, non si riusciva esattamente a capire come, che tipo di ragionamento, che tipo di correlazione avesse trovato la macchina, eppure indovinava il 93%. C'è qualcuno che dice, attenzione, il fenomeno di incertezza sarà ancora più esasperato dall'emergere del machine learning, dell'intelligenza artificiale più in senso esteso, perché avremo meno controllo deterministico sui fenomeni e saremo sempre più figli di un'analisi stocastica e statistica dei dati. E allora, se siamo in queste condizioni, si aggiunge un ulteriore elemento per cui ci fideremo di prendere una medicina che un computer ci dice che funziona, ma noi non capiamo perché, e tutta una serie di problemi etici di questo tipo. Al di là di questo, entriamo ulteriormente in un ambito di incertezza e complessità. Entriamo in quello che probabilmente molti di voi conoscono essere un racconto di Bertrand Russell, che raccontava sempre quella gallina che si è basata su dei dati passati di questo tipo. Ogni giorno ha visto l'allevatore che le portava da mangiare e ogni giorno alla stessa ora lei aveva il suo mangime, mangiava, era contenta e si è fatto un'idea dopo un bel po' di giorni che l'allevatore fosse una brava persona. Il 101° giorno arriva l'allevatore e casualmente è Natale, ma lei non lo sapeva, taglia il collo alla gallina e la porta a pranzo. E quindi studiare 100 casi sempre uguali che si ripetono in maniera identica probabilmente non ci permette di avere la capacità di pensare, di pianificare quello che avverrà, perché non possiamo fare affidamento sulle conoscenze passate. La relazione causa-effetto salta e molto spesso il business plan, la pianificazione, i diagrammi di Gantt si basano sull'idea che possiamo replicare la nostra conoscenza in maniera accurata e che possiamo fare affidamento sulle conoscenze passate. La complessità, per capirci, qui la uso con studenti più giovani, ma giusto per capirci, quando si parla di complessità, la cosa più importante è che le informazioni non sono disponibili da subito. Vuol dire che non è prevedibile quello che accadrà, non ho il compito con Pierino che ha le tre mele che costano questo, va al mercato e ho l'algoritmo da applicare. Non è un compito da algoritmo, è un compito in cui devo stare attento a recepire nuove informazioni che arrivano progressivamente e quindi stare attento ai feedback e al vaglio delle informazioni per far emergere nuova conoscenza rispetto a quella che ho all'inizio è la cosa più importante. E quindi non c'è la Ford modello T già pronta lì e tutti concentrati sul fare quello. Non c'è in partenza e in partenza il fine. Sapete, se qualcuno di voi vuole fare un contratto agile e dice che gli sprint modificheranno le cose, io ho visto un'azienda molto importante che si è ritrovata con un cliente molto importante, hanno deciso di introdurre l'agile, lo sprint dentro le loro procedure di innovazione prodotto e si sono ritrovati con il contratto però in cui il cliente molto importante ha detto sì, usiamo l'agile, facciamo gli sprint, cambiamo ogni giorno, però il contratto lo firmiamo con delle penali se non raggiungiamo esattamente questo risultato che scriviamo oggi. E dall'altra parte era un'azienda che ha una potenza, ma non è riuscita a far saltare la cosa. Cioè, il terzo elemento della complessità è importante. Se io mi adeguo all'idea che non so dove arriverò, non posso nemmeno seguire un bando. Mi ricordo una volta, questo cito anche i nomi, ero con un bando in un'azienda in cui lavoravo, che si chiama Lago, che è un'azienda di arredo design che citavo prima, del Padovano, insieme a Fiat, dovevamo fare un bando da 200.000 euro, una roba del genere, che ci metteva a disposizione, non mi ricordo che ente, e che aveva nella prima pagina, che mi ricordo da compilare, aveva 2 anni di tempo per studiare il futuro dell'esperienza nell'automotive del guidatore, dei passeggeri, cercando di prendere spunto da tutte le indagini del design, una cosa avveniristica, visionaria, in cui non si sapeva assolutamente, dovevamo arrivare là dove nessun uomo era arrivato prima, dovevamo creare questo futuro. Nella prima pagina del bando descrivete nel dettaglio il risultato che dovete produrre. Perché c'è uno scontro culturale tra chi è dentro quel mondo della General Motors, della Ford, del management che non si mette a lavorare se non ha la certezza di dove vuole arrivare, chi invece è conscio della complessità, che invece dice io non so dove arriverò, ci arriverò nel tempo. C'era un tasso nel Media Lab di Negroponte, al MIT, c'era ai suoi tempi un tasso di turnover altissimo, perché ogni volta in cui le persone che erano lì dicevano ma perché stiamo facendo questo, dove arriviamo, lui rispondeva non lo so ancora. È proprio un atteggiamento culturale che dice lavoro senza sapere esattamente dove arrivo. E quindi siamo nella non linearità,
questo è un giochino che uso più nelle cose, se i punti sono slegati uno dall'altro, se ne sbaglio una delle previsioni, 5, 5, 5, 6, va bene, ho sbagliato una su 3. Se già sono in relazione lineare con delle somme, se ne sbaglio uno, sbaglio di poco, ma sbaglio l'intero risultato. Se ho 5 alla quinta e sbaglio uno, esplode tutto. Quando le relazioni sono, come in molti dei nostri business, di natura esponenziale, di natura non lineare, la conseguenza di un errore è talmente difficile da controllare che forse è meglio anche non fare una previsione a così lunga gittata. E tra qualcuno verrà anche il dubbio: se non faccio previsioni e non programmo niente, come faccio ad arrivare a un risultato? Ci arriviamo nella parte finale della presentazione. Per finire, ambito lineare e ambito complesso, questo tocca anche il modo in cui lavoriamo. È ovvio che nell'ambito lineare tutto è pianificabile, orientato all'esecuzione, efficienza al centro. Nel non lineare e complesso esploriamo, abbiamo l'efficacia prima dell'efficienza. E anche dove va a toccare il tema della dove lavoreranno i software, dove lavorerà ancora l'uomo per quel poco in cui lavorerà ancora. Poco, in realtà molto. Un bel personaggio da seguire, Luciano Floridi, è da leggere, e ha fatto una distinzione molto forte tra i contesti semantici, quelli in cui devo capire il significato di ciò che mi circonda, e i contesti sintattici in cui devo capire le regole del gioco, i codici, il codice civile per gli avvocati, le leggi e il fisco per i commercialisti, gli scacchi, tagliare l'erba di un prato ben delimitato con rumba, cioè dove ho contesti sintattici, dove c'è le regole, l'algoritmo può essere ottimizzato e lì vince l'intelligenza artificiale. Dove ho dei contesti in cui bisogna comprendere il significato, anche se anche lì stiamo facendo dei passi avanti, come sappiamo, ma in quel contesto lì c'è ancora una capacità di entrare in empatia, c'è ancora spazio per gli esseri umani. E allora un contesto, farvi anche una spinta e tenere un po' di suspense fino in fondo, per capire cos'è un contesto sintattico difficile, vi faccio sto giochino. Avete queste quattro carte, ognuna delle carte ha una vocale da una parte e un numero dall'altra. Un numero pari sull'altro. No, scusate, un numero dall'altra. C'è una regola. Se una carta ha una vocale sul lato, allora ha un numero pari sull'altro. Questa è la regola che io ho. Voi avete queste quattro carte. Sapete che dall'altra parte le due lettere hanno dei numeri, i due numeri hanno delle lettere. Dovreste dirmi quali carte, nel minor numero possibile, dovreste girare, minimo, per verificare se quella regola è applicata ed è vera. Ve lo lascio 5 secondi, ragionateci, indovinano 3 su 100 di solito, ma in questo contesto confido in una percentuale molto più alta. Questa è la sfida, ve le do il risultato all'ultima slide, così vi tengo ancora un po' con me. Se una carta ha una vocale sul lato, allora un numero pari sull'altro. Quante e quali carte, il numero minimo possibile, devo girare per essere sicuro che tutte le carte rispettino questa regola? Sintattico e complesso. Contesto semantico è quello che si fa di solito al Lebner Prize, che conoscete bene, ai Turing Test, in cui devo cercare di imbrogliare Mitsuko, non so chi ci sia oggi, dopo qualche anno, e in cui se faccio delle domande giuste, tipo che cosa c'è di sbagliato nella frase seguente, le quattro capitali della Francia sono tre, Lione e Marsiglia, va in loop perché c'è una serie di elementi che non riesce a seguire. Adesso sono un po' più evoluti, c'è anche, come si chiama, il GPT-3, adesso tutta una serie di altre cose, ma non ci arrivano ancora bene a rispondere a frame. Quando devi cambiare il frame, quando Roomba deve uscire dall'erba e deve andare su una strada, non funziona più così bene. Il problema del frame, della fondazione simbolica, è ciò che impedisce alle macchine di funzionare al posto degli uomini. Perché cito questo? Perché nel business, in un contesto lineare, probabilmente avrebbe funzionato bene un algoritmo. E un algoritmo poteva permettere anche di pianificare tutti i passi in maniera preordinata. Probabilmente potevo fare una bella nave in un cantiere, vedete che i miei disegni si sono complicati pian piano che andava avanti il lockdown, e si lavorava attraverso pianificazione ed efficienza. È un ambito in cui l'algoritmo funziona, in cui posso far funzionare dei meccanismi di analisi sequenziale, e una pianificazione waterfall, in cui inizia il progetto, do le specifiche, do la progettazione tecnica, programmo, faccio dei test, ok, del cliente e lancio finalmente, perché ho un obiettivo deliberato e il meccanismo waterfall funziona. Si facevano questi bene, a parte che ogni tanto poteva succedere una situazione come nel Titanic, ma di solito le cose funzionavano abbastanza bene. Nella complessità e nell'incertezza,
serve un cambio di approccio. Dal doing things right al doing the right things. Questo è Peter Drucker, che è un grande riferimento per chiunque si occupi di management. Tu devi abbandonare e accantonare l'esecuzione e l'efficienza e focalizzarti sull'esplorazione e la ricerca. Non è importante fare le cose correttamente, perché tu rischi di fare le cose correttamente e vedere poi affondare la nave. Tu devi fare le cose giuste, non le cose in maniera corretta. Non è l'esecuzione, è il valore che stai creando importante. Da lì sono nate molte cose. Eric Ries ha scritto delle startup, molti altri autori, su cui non vi tedio, ma in fondo vi lascio una slide con un bel po' di libri da leggere, hanno spiegato come muoversi in un contesto complesso. Ovviamente chi si occupava di software l'ha fatto per primo, e le startup digitali hanno inventato l'agilità, ma hanno portato a terra e hanno un po' amplificato dei modelli che in Giappone con il Lean Thinking della Toyota già erano a disposizione da anni, perché quel modello che vi ho detto prima va in crisi il rapporto domanda-offerta e io devo differenziarmi e quindi devo stupire il mio cliente con delle prestazioni nuove, non mi basta fare sempre la stessa macchina in grandi quantità. Era già nato nel mondo del manufacturing negli anni 70 e 80 e la Toyota mi ha insegnato a come muoversi con snellezza, a come reagire, a come fare un problem solving veloce. L'agilità ha portato nel mondo del software, del digitale, e poi è ritornata nel mondo delle grandi aziende questi stessi temi. In quel mondo lì, più che un piano, serve una fotografia, uno sketch, un modello. Bisogna avere un'ipotesi forte e andare subito a essere disposti a cambiarle. Non mi serve il business plan, mi serve un punto di riferimento molto leggero e muovermi e cercare di adattarmi. Ci sono strumenti per far questo, non è l'obiettivo di questa presentazione di Evi che ci sono. La risposta è ovviamente sì, se no non lavorerei. Ma c'è... prima di tutto una cultura, un mindset da capire. Invece di iniziare parlando di tecnologia, parlando di quello che voglio fare un'app, voglio fare un marketplace, voglio costruire un software di machine learning, parlo di quella che è la soluzione, che è il prodotto, io dovrei sempre essere in grado di esprimere l'idea raccontando il valore creato. Non dobbiamo concentrarci su ciò che sappiamo fare. Il titolo che ho dato un po' in parte, sottotitolo, nell'abstract da questa presentazione è usciamo dalla sindrome di Pigmalione. Pigmalione, personaggio che si innamora dell'opera che ha scolpito, personaggio mitico che poi è stato riportato da moltissimi autori di teatro e non, questo innamoramento dell'opera che faccio è il rischio maggiore che ha uno bravo. E siamo tutti bravi, siamo tutti capaci, conosciamo la tecnologia, quello è un rischio gigantesco perché ci innamoriamo così tanto di ciò che sappiamo fare che non capiamo più perché la stiamo facendo, chi la vuole quella cosa. E molte delle startup e delle innovazioni falliscono perché chi si è occupato di svilupparle si è concentrato su ciò che sta facendo, sulla sua soluzione, sulle tecnologie, sul modo in cui svilupparle, portarle sul mercato, il marketing. Cioè chi apre un'azienda, la prima cosa che fa quando fa un'innovazione è creare il marchio, il sito, i biglietti da visita. Sono tutti modi per arrivare, sono canali di comunicazione, sono customer relations, non sono il valore. Il valore cos'è? Allora l'ha spiegato Theodore Levitt, è molto famoso, ripreso da molti altri autori, ma i clienti non comprano un prodotto ma lo affittano per fare un lavoro, un job, c'è un job dietro. Le persone non vogliono comprare un trapano da 13 mm, per fori da 13 mm. Le persone vogliono fare un buco da 13 mm nel muro. E noi dobbiamo essere consapevoli che forse fare un buco sul muro serve per appendere un quadro e potrei anche vendergli un treppiedi oppure dei magneti o altre cose, perché non serve, ci sono delle alternative. A me interessa capire qual è il valore, la soluzione, il why e non il what. I benefits e non le feature, risultati e benefici, non caratteristiche tecniche. Si esprime con la value proposition, che c'è una teoria gigantesca su quella, ma se vi limitaste a dire per ognuna delle cose che fate, anche interne, a chi è destinata? Questo cliente può essere anche un vostro collega, ma questo cliente ha un problema. E vi dimenticate di voi stessi, della vostra tecnologia, non esiste, non esistete voi. È come quando si ha la vision per un'azienda, non parlate di voi stessi. C'è un cliente, c'è un mercato, c'è un segmento di mercato che ha un problema forte e oggi lo sta risolvendo, perché i problemi comunque io li risolvo in maniera nuova, forse sono... La soluzione attuale ha dei limiti, è insoddisfatto. Io propongo un'alternativa che ha dei vantaggi.
Ecco, se quei vantaggi lì fanno fare il salto dalla soluzione attuale a una soluzione nuova, vuol dire che sto creando valore. Se io invece ho una soluzione per un problema, non ho valore. Il valore c'è solo se io ho consapevolezza di un problema rilevante, forte, per un mercato abbastanza esteso. So che quel mercato oggi non è soddisfatto delle modalità con cui ha dei workaround, ha delle soluzioni con dei limiti. Se io ho una soluzione che ha dei vantaggi rispetto alle diverse alternative e la soluzione, questi vantaggi sono tali da far fare lo switch al mio cliente, sto producendo valore. Questa è una formulazione delle tante della value proposition, ma potrei farla per me come dipendente di un'azienda. Se io ho il mio capo che ha dei problemi che io gli risolvo in maniera diversa dalle alternative, da un software di intelligenza artificiale, da una soluzione in outsourcing di un programmatore della Lituania o di qualunque alternativa io posso avere alla mia presenza, allora sto creando valore per quell'organizzazione. Il grande riferimento per tutti questi temi è quello che ha scritto Il dilemma dell'innovatore, che chiunque non abbia letto deve leggere, è Clayton Christensen, che è mancato da poco e che ha anche introdotto il tema del jobs to be done. Alla fine io devo far fare al trapano un lavoro. Appendere qualcosa sul muro, io devo sapere perché comprano il trapano. Non devo partire parlando della potenza, del tipo di punte, della lunghezza del cavo, di quanto pesa. Tutte quelle cose vengono dopo, sono fondamentali, ma all'inizio io mi concentro sul perché vuole usare la cosa che gli sto vendendo e perché oggi non riesce a farlo senza la mia soluzione e che limiti potrebbero avere le altre alternative. La Kodak, famosa, questo che l'ho disegnato, l'ho messo, aveva la macchina digitale, ma non ha capito bene dove poteva arrivare. La complessità ovviamente è difficile. Arriviamo al tema di dire non si tira a indovinare, perché io potrei arrivare alla fine di questo e dire, beh, è tutto così complesso, incontrollabile e quant'altro, che proviamole tutte finché qualcosa funziona, ma così sarebbe costoso. E allora lì, da quelli che hanno qualcosa che produce valore, in realtà i framework vi spingono verso diventare un po' più scienziati. Se c'è qualcuno che ci ha insegnato a come indagare e esplorare il non conosciuto, sono gli scienziati dal 1600 in poi, forse anche un po' prima in alcuni casi, che ci hanno detto che il punto di partenza non è prendere i libri che ci hanno insegnato come funziona il mondo e credere tutti che le donne abbiano quattro denti in meno degli uomini, come credevano tutti nel 1300 i più grandi scienziati, anche se potevi contarli ed erano lo stesso numero, lo dico per chi non lo sapesse. Ma perché lo dicevano? Perché uno pseudo Aristotele, un libro che avevano trovato, c'era scritto così. E quello che era scritto era più importante delle osservazioni reali. La scienza ci ha insegnato che invece noi partiamo dalle osservazioni, cerchiamo un pensiero induttivo che crea delle ipotesi. Poi deduciamo delle conseguenze, creiamo degli esperimenti e cerchiamo di capire se sono veri. Questo principio progressivo di esplorazione, di validazione delle mie ipotesi è il principio del metodo scientifico. Mille critiche anche lì, non serve chiamare Feuerbach o altri personaggi, ma il tema rimane forte. Rimane forte, noi possiamo basarci sulla osservazione e costruire degli esperimenti per validarla. Il business può seguire la stessa strada, quindi non un business plan da eseguire, ma un business model che mi fa uscire dalla scommessa, da un lavoro a spacca, lancio la cosa e spero che vada bene. Io posso costruire con un approccio scientifico una sequenza di verifica di ipotesi. E allora invece di essere efficiente, preciso, questa slide qua, raccontata qualche anno fa in una business school, sarebbe stata veramente scandalosa. Perché dire che in una certa fase del processo di innovazione, invece di essere efficienti, precisi, quantitativi, con la visione d'assieme, con il controllo di tutto, io devo essere invece veloce, frugale, focus verticale, con approccio dubitativo, con apprendimento, in modo che a ogni passaggio veloce, spendo pochi soldi, ci metto poco tempo e conosco qualcosa di nuovo, questa sarebbe stata qualcosa di veramente difficile. E invece il ciclo che sta sotto tutti questi metodi, che assomiglia a quei cicli che i giapponesi ci hanno insegnato con la Lean, il DMAIC, il PDCA, è il Build, Measure, Learn. Costruisco qualcosa in maniera veloce, focalizzata, con l'apprendimento al centro, non l'esecuzione. Piuttosto facciamo le cose quick and dirty, veloci e sporche, cerchiamo di arrivare velocemente ad apprendere qualcosa di nuovo. Entro giovedì prossimo dobbiamo sapere qualcosa di nuovo, capire se l'ipotesi è corretta. Ci sono strumenti? Ovviamente sì, gli strumenti arrivano da molti manuali, altri libri. Il libro del momento è quello scritto da Alex Osterwalder, che è The Invincible Company, che ha cercato di mettere un po' insieme le
esperienze delle startup con le esperienze delle grandissime aziende e trovare dei frame per fare sia l'esplorazione sia lo sfruttamento di business esistenti. Però c'è qualcosa che sta sotto tutto questo, è la nostra disponibilità e voglia di uscire subito dalla nostra officina, dal nostro laboratorio in cui stiamo costruendo una soluzione, andarci a prendere un pugno in faccia per farci smentire le nostre ipotesi. Ogni volta in cui l'esperimento conferma le nostre ipotesi è stato inutile. Ogni volta in cui invece l'esperimento dimostra che avevamo un'idea sbagliata, abbiamo imparato qualcosa di nuovo. Ma capite che quanto chi ha l'orgoglio della tecnologia non riesce a entrare? Un commerciale non ce la farà mai un'azienda andare a esplorare il mercato, perché il suo focus è vendere. E invece tu devi andare ad apprendere. E infatti questi metodi, quando le aziende li portano avanti con il loro mondo sales, non riescono a portare a granché. Quando invece ho delle aziende, anche molto strutturate, che aprono delle strade diverse all'esplorazione, la cosa comincia a diventare interessante. E c'è un ordine in queste cose, sì, si parte dall'esplorare per prime le cose più rischiose e poi le cose meno rischiose, che è una cosa diversa da quello che faresti un business plan, dove la prima cosa che fate è le fondamenta per arrivare al tetto della casa. Ma se il vostro dubbio è che le persone alla fine non vorranno quel tetto perché non è, lo volete vendere in Thailandia, le piogge non saranno sufficienti, meglio forse per primo la prossima cosa da fare è fare un esperimento per capire se il tetto è accettato dal mercato. Capite? L'ordine non è più l'ordine di sequenziale, cronologico, di costruzione della mia soluzione, in cui piano piano costruisco il software, costruisco la macchina, costruisco la casa. Io devo andare in ordine di apprendimento sulle ipotesi che ho sul mercato più a rischio, quelle che farebbero saltare tutto. Quindi testiamo i rischi con un esperimento. Gli esperimenti devono essere veloci, economici, progressivi. Il più famoso e più semplice è fare una buona intervista. Io ve ne cito un po', adesso non c'è più tempo, però il Palm Pilot in cui l'imprenditore andava in giro con un falso Palm Pilot in cui simulava di interagire con gli altri per vedere che reazione avevano, perché aveva paura che questi strumenti non fossero accettati all'interno di una riunione, il più famoso e raccontato da tutti, ma l'appartamento di Lago è stato un bel altro esperimento che racconto nel libro, così come recentemente Decathlon, avete visto che ha fatto le maschere per Velux, è un'altra bella azienda, seguitela perché fa moltissimo uso, pur non nel mondo del digitale e ma con un prodotto come una finestra per tetti, fa degli esperimenti e dell'apprendimento continuo il suo focus per l'innovazione. Chiudo con un esempio molto interessante, che è quello che confronta due approcci all'innovazione, quello dei fratelli Wright e di Langley. È interessante che questo potete andarlo ad approfondire. Al tempo in cui si facevano le prime esplorazioni per reinventare un aereo, c'erano i fratelli Wright da una parte, poveri, brutti e cattivi, e c'era Langley che aveva tutti i finanziamenti del mondo, aveva il supporto della stampa e di quant'altro. Lui ha fatto una grandissima lavoro, ha speso tantissimi soldi, moltissimi finanziamenti, è arrivato a fare due grandissimi esperimenti, uno in cui l'aereo è andato a sbattere contro dei fili, l'altro è precipitato nel fiume ed è fallito miseramente, non c'è riuscito in questo grandissimo esperimento finale e il tutto. A quel punto il New York Times ha scritto: arriveremo a volare fra 1000 anni se non ce l'ha fatta Langley. La settimana dopo i fratelli Wright hanno preso il volo. Perché? Perché i fratelli Wright, mentre Langley aveva fatto 2 tentativi, hanno fatto 5 tentativi al giorno per molti anni. E il primo tentativo è stato mettere una ruota in orizzontale, l'ho visto anche questo al museo di Detroit, della Ford. Il primo esperimento volevano capire cosa succedeva con una ruota orizzontale in termini di capacità di farti alzare in volo. E sono partiti con una bicicletta hackerandola. Dovrebbe piacervi molto questa slide, perché è proprio un approccio ad hackerare il prodotto per capirci qualcosa prima ancora che cominciare a fare il grande aereo che vedete qui precipitare di Langley. Sono alla fine, l'intervista, questo qui Steve Blank è un altro riferimento, parole chiave: done is better than perfect, quindi non cerchiamo di fare le cose perfette perché sennò arriveremo troppo tardi. C'è questo grafico interessante di Osterwalder: la lunghezza del business plan è proporzionale al rischio di fallimento. Quando hai scritto tantissime cose vuol dire che hai scritto troppo e hai perso molto tempo. Testi da leggere sono tanti, le startup, perché cosa per voi Geek Heresy, se non l'avete letto, di Kentaro Toyama che lavorava in Microsoft, i primi 3 capitoli, poi buttatevi al resto, leggeteli, è molto interessante perché
dice che la tecnologia è l'amplificatore dei processi. Se avete dei processi solidi, creerete valore. Se i processi non sono solidi, farete caos. E tra le tecnologie mette anche il sistema, le elezioni o altre cose del genere. Per i più secchioni, leggetevi Nascita della filosofia scientifica di Reichenbach, che è un libro eccezionale di inizio secolo. Richard Sennett, per chi vuole parlare di collaborazione, anche questo è un altro bel libro, un po' più per chi ama l'antropologia, la sociologia. Salta tutto, queste due slide non ve le cito, ma parlavano di cosa tocca le grandi organizzazioni, come tutto questo va a toccare il ruolo dei responsabili, il ruolo degli operativi, che salta completamente la catena di comando. E se aggiungete anche il smart working, sta veramente saltando tutto anche in aziende molto strutturate. Questi invece sono i libri miei, li metto qua in fondo, e questo è il risultato del gioco di prima. E 7, e sono le 8 precise, e questa è una cosa che non pensavo veramente di riuscire a fare. Quindi interrompo. Praticamente hai superato te stesso, perché sei arrivato praticamente a palla alle 8. So che avete la cena, e quindi io neanche attendo domande, però avete i miei contatti, se le volete fare, colleghiamoci sui social da qualsiasi parte e vi approfondisco.